La FIDAPA è federata alla BPW International, un'associazione radicata in tutto il mondo, è una ONG tra le più influenti che collabora con le Nazioni Unite e nei suoi piani collaborativi ha anche il settore agricoltura per incentivare appunto le donne a intraprendere questo comparto. Noi abbiamo avuto due progetti in Italia, le donne dell'olio e del vino e quindi praticamente abbiamo su tutto il territorio un po' incoraggiato le donne imprenditrici, perché abbiamo anche molte socie imprenditrici. Oggi lo facciamo in una scuola. Un ringraziamento va alla preside di Guida, sempre attenta ai problemi del territorio, e lo facciamo in un istituto d'eccellenza nel campo della formazione. I giovani in generale hanno bisogno di una formazione che, dove c'è anche ci sono due elementi importanti uscendo dal corso scolastico. Due elementi: uno, devono avere un'idea di un progetto di vita, ma anche una idea per realizzare la propria passione lavorativa. E quindi questa scelta oggi, che parla di due elementi, formazione, lavoro e la nuova economia che verte moltissimo sull'agricoltura, ecco, cerchiamo oggi in maniera semplice, ma con professori universitari, a presentare a questi giovani dell'ultimo anno quali possono essere i vari canali anche lavorativi legati alla scelta di una formazione anche universitaria dell'agricoltura. Nel mondo dell'agricoltura è in atto una vera e propria rivoluzione rosa. In Campania, basti pensare questo, il numero delle donne manager, quindi titolari di imprese agricole, è superiore alla media nazionale, ma il trend riguarda il mondo, quindi è un trend a livello globale, quello dell'agricoltura consapevole e soprattutto dell'agricoltura altamente specializzata. Basti pensare che l'ONU il 15 ottobre ha istituito la giornata mondiale delle donne rurali. Il focus è incentrato anche e soprattutto sulle donne, poiché magari si pensa che la donna non abbia una vocazione, mentre invece e soprattutto la donna, lo si è visto dall'ultimo censimento generale sull'agricoltura, è soprattutto la donna ad aver salvato quelle che erano delle zone rurali che altrimenti sarebbero state abbandonate. Sostanzialmente, con questo convegno, a fare formazione, quindi a orientare, indirizzare, appassionare anche le donne al mondo dell'agricoltura.